dal punto di vista dell'arte, visto che il tema del pomeriggio organizzato per noi è proprio l'arte, e già abbiamo visto a Palazzo Tizzoni quella sala affascinante dove Guglielmo Caccia, noto ai suoi contemporanei come il Raffaello di Moncalvo, perché aveva stabilito, ovvero, la abitazione a Moncalvo, ed era in effetti un artista di enorme successo, di grande cultura, e quindi per l'area intorno a Casale e Moncalvo era una gloria particolare. Noi abbiamo parlato, la dottoressa ha parlato brillantemente appunto dell'iconografia delle muse nella sala di Palazzo Tizzoni che abbiamo visto, e ha sottolineato anche che è l'unico esempio rimasto di una iconografia laica, in questo caso profana, mitologica, di mano di Guglielmo Caccia, che è conosciuto fino a tutt'oggi come era nella sua vita, soprattutto come grande maestro del sacro. Siamo nel tardo 500, primo 600, e quindi, come sapete bene, l'iconografia sacra ha una nuova e particolare importanza grazie all'appello del Concilio di Trento agli artisti di dare una mano in questa grande opera di riforma e anche di consolidamento della fede cattolica in queste zone vicine al confine e quindi più vulnerabili alla penetrazione di idee eterodosse, idee giudicate inappropriate. E Guglielmo Caccia si inserisce bene in questo contesto, sia perché è un artista con talento, con una bella formazione, sia perché, e questo è il fatto a cui volevo arrivare, è un vero credente e praticante, e vedremo a che cosa questo lo porterà, guardando un po' dei suoi quadri e dei quadri anche di una delle sue figlie, la pittrice Orsola Maddalena Caccia, che a modo suo è la vera continuatrice dell'opera del padre e soprattutto della sua intensa religiosità, che lei traduce in una chiave femminile ed anche iconograficamente più specifica, perché Orsola Maddalena si chiama veramente Maddalena, Orsola perché si fa suora nel allora nuovo ordine delle Orsoline, e di tutto questo voglio parlarvi brevemente questa sera. L'immagine che vedete sullo schermo è un particolare da un dipinto di Guglielmo Caccia, in cui vediamo quasi certamente l'autore stesso, come succede spesso nell'arte del 4 del 500. L'artista si mette in margine alla scena principale, ma si fa identificare, si fa riconoscere grazie allo sguardo aperto, franco, con cui si rivolge allo spettatore. Quindi un uomo che poteva avere questo aspetto, un uomo intelligente, di successo, di grande fede, che nasce all'epoca in cui il Concilio di Trento si sta chiudendo, nasce negli anni 60 del 500, nasce ad Asti, e quindi in una parte dell'Italia particolarmente sensibile ai dettami del Concilio, in un'Italia settentrionale che vive all'ombra luminosa del più grande promotore del Concilio, che è San Carlo Borromeo. Qui una di molte immagini del periodo raffiguranti il Concilio di Trento nella Cattedrale di Trento, che veramente così grande non è, comunque una delle funzioni dell'arte di abbellire
e migliorare anche ciò che nella realtà può essere un po' più angusta, in questo caso un po' meno monumentale, ma è anche un modo di interpretare ciò che già all'epoca era percepito come l'impatto monumentale di questa grande riflessione che i vescovi cattolici. Dopo decenni in cui si parlava di chiamare un concilio per far fronte alle minacce e alle accuse dei riformatori d'oltralpe, quando finalmente a metà degli anni 40 viene radunato a Trento un piccolo manipolo di vescovi cattolici per aprire il concilio, che poi si trascinerà per 20 anni trasferendosi da Trento a Bologna. Anche in altre sedi brevemente, comunque questo concilio produrrà una massa di documenti ben superiore a tutti i documenti ufficiali della Chiesa nel più che millennio precedente in cui faceva documenti ufficiali, e sono quei documenti che hanno formato la nostra spiritualità. Vedo alcuni giovani, ma vedo anche diverse persone della mia età. Che non vi rivelo, però questo vuol dire che siamo cresciuti in una chiesa ancora orientata secondo Trento, e abbiamo vissuto anche un concilio Vaticano II che rispondeva a Trento, che consapevolmente conservava alcune parti, modificava, aggiornava altre parti di Trento. Il concilio di Trento è ancora uno dei passaggi storici e culturali molto importanti per noi, e possiamo dire che ciò che noi vediamo intorno a noi, l'arte nelle nostre chiese, in modo particolare qui in Piemonte, che grazie appunto all'influsso di Carlo Borromeo, ha risposto con grande alacrità, con grande energia alle richieste del Concilio, ciò che vediamo nella nostra arte è ancora conforme ad alcune delle esigenze sottolineate dal Concilio, ad esempio che l'arte toccasse il cuore, che l'arte rinunciasse a quell'accademismo manieristico che era invece lo stile comune della metà del Cinquecento, per cercare invece linguaggi più immediati che potessero compungere le viscere. Questo è il termine che viene usato nel latino dei documenti conciliari, e questo è proprio l'atteggiamento dei pittori di cui voglio parlare questa sera, Guglielmo Caccia e la figlia Orsola Maddalena Caccia, che si inseriscono in questa urgenza della Chiesa del secondo Cinque e del primo Seicento di superare quella certa distanza tra un'arte colta per i pochi beati, per gli iniziati di alto rango, di alta cultura, e invece riportare l'arte della Chiesa verso una comunicatività universale, capace di toccare in maniera affettiva anche le persone più semplici. Sottolineo ancora che il grande influsso in tutto questo è Carlo Borromeo, ma con questa immagine di San Carlo vorrei anche evocare un altro cardinale che vive molto più a lungo, qualche anno più a lungo di Carlo Borromeo, che pubblica pochi anni dopo il decesso di Carlo Borromeo un documento che riassume le richieste del Concilio riguardo all'arte, quindi un documento rivolto in modo particolare agli artisti, ma anche ai committenti dell'arte per la Chiesa. Sto parlando del cardinale Gabriele Paleotti, arcivescovo di Bologna, che nei primi anni 80 del Cinquecento pubblica un discorso sull'arte sacra e profana, ma più che altro sull'arte sacra, in cui riprende i testi del decreto del Concilio Tridentino sulla venerazione dei santi e l'utilizzo delle sacre immagini. Il Concilio aveva abbinato queste
due cose contestate, ricordate, dai protestanti. I protestanti dicevano i santi ci sono, ma no, non devono essere invocati perché stanno beati in cielo e non fanno niente, quindi l'idea che devono intercedere per noi, dicevano i riformati, non sta né in cielo né in terra. Invece la Chiesa Cattolica ha continuato e crede tuttora, crede tuttora nel ruolo intercessorio dei santi, e proprio collegato a questo, nello stesso documento, una risposta cattolica alle critiche dei protestanti che dicevano che le immagini nelle chiese aprivano la Chiesa al rischio della idolatria, sia perché le persone ignoranti confondevano l'immagine con la realtà e finivano per adorare l'immagine, sia perché le immagini erano spesso ex voto, cioè immagini pagate da qualche cittadino benestante, il quale poi si immaginava privilegiato nei confronti degli altri cristiani, della Chiesa, una persona con un vantaggio riguardo agli altri perché aveva contribuito a quest'opera d'arte. E queste critiche, come la maggior parte delle cose che i riformatori dicevano, sono anche interessanti da studiare perché indicano come nella percezione di quel periodo alcuni usi tipici della Chiesa Cattolica erano diventati abusi, perché queste critiche riguardano situazioni reali. E i protestanti queste le hanno viste chiaramente e hanno pensato che era meglio buttare via sia l'acqua sporca che il bambino. La Chiesa Cattolica nel Concilio di Trento ha cercato di buttare via sia l'acqua sporca ma salvare il bambino. Quindi con la figura del Cardinal Borromeo vi invito anche a ricordare il suo collaboratore a Trento, Gabriele Paleotti, cardinale arcivescovo di Bologna, che pubblicò nella gioventù del nostro Guglielmo Caccia questo discorso rivolto agli artisti e ai committenti, che sarà una parte della storia che vogliamo commentare stasera. E inizio subito, anche mettendo Guglielmo Caccia in rapporto a un altro artista piemontese di quell'epoca, poco conosciuto, si chiama Michelangelo Merisi da Caravaggio, e mettendo letteralmente a confronto il celebre dipinto che vedete qui in bianco e nero, perché non possediamo una riproduzione a colori, perché il dipinto fu distrutto dai bombardamenti delle forze alleate di Berlino nel 1944, e la prima versione che fece Caravaggio di San Matteo, istruito dall'angelo, mentre stende il testo del suo Vangelo, la versione dipinta per la chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, e poi dopo un breve periodo in cui stava sull'altare, respinto i chierici della chiesa non volevano questo dipinto, chiesero a Caravaggio di dipingere la versione che vedremo più avanti, che è tuttora nella cappella Cerasi, lì a Cerasi, no, cappella a San Luigi dei Francesi. Metto a confronto con questo un'opera di Guglielmo Caccia di forse 10 anni prima, quindi siamo alla fine degli anni Ottanta, un'opera dipinta quando già Guglielmo Caccia aveva fatto la sua casa a Moncalvo, opera dipinta per una chiesa importante a Casale Monferrato, quindi a pochi chilometri di distanza, la chiesa di San Paolo, dove tuttora si trova. È lo stesso soggetto, San Matteo, che scrive e che viene istruito da un angelo, lui fa grande attenzione a ciò che dice l'angelo. Faccio vedere due cose per suggerire sia alcune evidenti somiglianze, ambedue hanno una forte tendenza naturalista che vediamo certo in Caravaggio, tutta la storia dell'arte ci insegna a cercare in Caravaggio
la epopea del naturalismo lombardo, ma che vediamo anche, nonostante alcuni resti manieristici, in Guglielmo Caccia. Quindi c'è quel naturalismo che era uno dei segni della volontà di comunicare con tutti, c'è un abbandono quasi totale, anche in Guglielmo Caccia, delle difficoltà, come si chiamavano, le contorsioni, le cose arzigogolate della maniera matura. Qui siamo nel primo momento in cui la pittura italiana, rispondendo al Concilio, cerca di tornare verso una presentazione più schietta, più diretta dei soggetti, una articolazione più naturale delle figure, eccetera, proprio come reazione contro le esagerazioni del manierismo. Vediamo anche un modo di interpretare il soggetto che è simile ma che è anche diverso. Mentre il rifiuto del dipinto non più esistente, del Caravaggio, dell'opera alla vostra destra, è forse dovuto alla eccessiva familiarità, come all'epoca doveva essere giudicata, tra l'angelo e San Matteo, l'angelo che tratta questo vecchio San Matteo come un po' il bambino che bisogna guidargli addirittura la mano perché scriva bene le parole, e si sente tutta quella sufficienza della prima adolescenza quando guarda una persona di una certa età. È un trattamento francamente di genere, di genere umoristico, se vogliamo, del soggetto. Anche per questo viene poi rifiutato, perché c'è ancora un senso molto forte di ciò che deve essere il decoro dell'opera religiosa. Ecco, dall'altra parte, nella grande opera Colori, vedete che Guglielmo Caccia questi problemi non li ha. Lui ha un senso profondo del decoro necessario al soggetto. San Matteo si trova in una casa che si riesce anche a riconoscere come spazio, con un'architettura vagamente importante, classica, questo veggio bello, con questo drappo importante. Il santo stesso è vestito come un apostolo, come un evangelista, con un abito all'antica grande decoro. È un santo studioso, un evangelista che ha un libro sul banco dietro di lui e poi sta scrivendo, quindi un santo che va a consultare altri testi. Questo è molto interessante, vedremo più avanti. E poi la sua reazione è una reazione di dignitosa sorpresa. L'angelo da parte sua è assolutamente rispettoso del santo, è bellissimo, e veste molto molto bene, e quindi globalmente possiamo dire che Guglielmo Caccia riesce a fare ciò che anche 10 anni più tardi Caravaggio non riesce a fare, e cioè a essere un pittore moderno per il suo tempo, ma al contempo a conservare quel decoro che la Chiesa ancora esigeva nelle opere d'arte. Qui l'opera tutta sola che vi permette per un attimo di apprezzare anche la bellezza di questi colori, la abile composizione, l'abilità dell'artista come regista, diciamo, della scena. Qui, solo per mantenere la promessa, la versione seconda del Caravaggio, il San Matteo con l'angelo che vediamo in San Luigi dei Francesi a Roma, dove ancora qualche elemento di genere c'è, qualche elemento quasi umoristico, però vedete che ormai l'angelo rimane in cielo, elenca sulle dita le cose che San Matteo deve dire, e Matteo fa un'attenzione più intelligente, meno ricoglionito. E quindi è interessante osservare questi passaggi che ricoprono un arco di tempo di 15 anni tra la versione di Guglielmo Caccia e questa seconda versione del Caravaggio, che in qualche modo ci aiutano questi anni ad entrare in tema.
Siccome siamo in Piemonte e abbiamo già parlato di Carlo Borromeo, vorrei a difesa di questo rimando che ho già articolato al naturalismo tipicamente lombardo, farvi vedere per un attimo una delle grandi opere moderne lombardo-piemontesi di quel periodo, il complesso monumentale di Varallo, il Sacro Monte. Sarà proprio l'arte dei Sacri Monti a dare la cifra, per così dire, di questa nuova arte al servizio di una nuova, o meglio, un'antica spiritualità nuova, perché la rinnovazione di una spiritualità, religiosità popolare della fine del Medioevo e del momento francescano. La cosa che sorprende e che a distanza di secoli deve essere veramente spiegato è che questa nuova arte popolare dei Sacri Monti, che riprende il devozionalismo della fine del Medioevo, non era solo, come oggi può sembrare, una pappa per gli ignoranti, per i contadini, per gli artigiani devoti. Era un'arte che affascinava le persone più colte, e qui vi faccio vedere un particolare di uno dei quadroni del Duomo di Milano, un grande dipinto del Fiamminghino, in cui l'artista, in quelle opere fatte ad esaltazione di San Carlo Borromeo, ricorda la visita di più giorni fatto da Carlo Borromeo al Sacro Monte di Varallo poco prima di morire, quando San Carlo stava tornando da Torino, dove aveva venerato la Sindone, e prima di entrare nella sua Milano voleva passare qualche giorno di ritiro, di esercizi spirituali al Sacro Monte, dove in quell'occasione gli altri visitatori erano tenuti lontani e il cardinale aveva l'intero monte per se stesso. Di giorno pregava e leggeva, di notte, dopo aver dormito poco, andava con una lanterna al buio a visitare le singole cappelle e a pregare davanti ai simulacra, quelli che già c'erano, tra cui la grande cappella della Crocifissione di Gaudenzio Ferrari, lasciandosi commuovere profondamente da queste opere per noi eccessivamente realistiche, con le parrucche, con le ferite qui nel corpo di Cristo flagellato, con queste figure scultoree ma anche pittoriche. Certo, fotografato in questo modo con grandi riflettori non rende l'idea, la magia, il mistero della stessa cappella vista di notte a lume di lanterna da un uomo fortemente devoto che guardava queste immagini in ginocchio lui, in spirito di preghiera, e poi con occhi che, a differenza dei nostri, non avevano ancora visto i filmoni che noi tutti conosciamo. Quindi era un realismo di grande impatto, religioso, anche sulle persone colte. E questo va capito se vogliamo capire il nostro Guglielmo Caccia. Perché Caccia lavorerà per un Sacro Monte, quello nuovo di Crea, qui ne vedete alcune delle cappelle, delle sue opere a Crea non rimane traccia, però sappiamo dai documenti che era nel gruppo di artisti che hanno decorato queste cappelle, ed è proprio da questo punto di partenza che possiamo incominciare a leggere le opere del Caccia. Più che un contemporaneo del Caravaggio che si era trasferito a Roma e che quindi si era lasciato assorbire da tutto un altro mondo artistico e culturale, il Caccia rimane in Piemonte, rimane nella zona di Moncalvo, Monferrato, sì, c'è il periodo a Torino di cui abbiamo sentito, ma poi torna nelle sue terre adottive, ma sue ormai, e qui per
una chiesa a Moncalvo, attualmente nella chiesa di San Francesco, dipinge verso la fine del secolo un'opera veramente bella, un'adorazione dei magi, con alcuni passaggi non riusciti, come la posa del re africano alla vostra destra, quindi ci sono gofagini che rivelano i suoi limiti, ma con altri passaggi di enorme bellezza. La figura principale davanti a Maria e il bambino, la figura che attira la nostra attenzione, la prima figura che guardiamo veramente entrando nel dipinto, è proprio quel re anziano, che è una figura bellissima, una figura veramente splendida. Quindi il Moncalvo, quando vuole, cosa fa? Traduce il realismo patetico dei Sacri Monti. Alla vostra destra vedete una delle figure della Cappella della Crocifissione di Varallo, figure attribuite al grande Gaudenzio Ferrari. Il Moncalvo riesce a tradurre proprio questa cifra patetica in pittura, che anche come pittura, come materia pittorica, è di grande valore. Lo splendore di questo manto colorato, di questa catena d'onore intorno al collo del vecchio re, la tessitura della barba, della pelle, un re che dopo cena qualche coriale lo prende perché ha le gote, le rosse, eccetera. No, veramente questo rapporto di Guglielmo Caccia, il Moncalvo con i Sacri Monti, va sempre e fortemente sottolineato. Un'opera importante, un'opera bella, un'opera tipica, il trasferimento all'altare di una chiesa del tipo di scena che si vedeva esattamente nelle cappelle dei Sacri Monti. Io voglio portarvi da questi pochi esempi dell'arte del padre verso la figlia, verso il momento in cui, appena morto il padre nel 1625, la figlia maggiore, Suor Orsola Maddalena Caccia, completa alcune opere del padre, incomincia ad avere commissioni sue in proprio, ma quasi certamente come nota collaboratrice del padre, quindi giocando sul prestigio della bottega di famiglia, tra cui forse la prima, questa grande tela conservata sempre a San Francesco Moncalvo, che è estremamente interessante anche sul piano pittorico, ma soprattutto sul piano iconografico e direi anche umano. È un soggetto inusuale, veramente per il modo in cui viene trattato, unico. Il soggetto è San Luca come artista, e sapete che c'era sin dall'antichità praticamente la tradizione di San Luca pittore della Vergine. Perché? Perché nel suo Vangelo ci dà alcune intuizioni, alcuni testi riguardanti Maria, tra cui Magnifica, che nessun altro degli evangelisti ci offre, e a quel punto si può dire che abbia dipinto l'immagine di Maria che discende fino a noi, San Luca, da questa allusione o metafora si passa all'idea che fosse veramente pittore, e molto spesso nell'arte della fine del Medioevo vediamo San Luca che dipinge la Vergine, però mai, mai, e poi mai, che io sappia almeno, un San Luca che scolpisce la Vergine. Quindi qui vedete che sta terminando la scultura, la linea si direbbe, c'è la segatura di Maria col bambino, avendo già dipinto Maria, perché alla vostra destra nel quadro intero vedete che il dipinto, il dipinto è già terminato, il dipinto
I fiori che vedete un po' ovunque sono un segno tipico di Orsola Maddalena Caccia, le pittrici a quell'epoca spesso si dedicavano alle nature morte, lei era anche bravissima pittrice di fiori e quindi inserisce i fiori un po' ovunque, e qui stanno più che bene ai piedi di questo dipinto della Madonna, che però San Luca sembra aver già terminato da tempo e poi si è dedicato a scolpire, quindi un soggetto veramente inusuale che dobbiamo spiegare. Possiamo incominciare dicendo che questa figlia di Guglielmo Caccia, certamente ai piedi del padre, è stata introdotta all'interno di uno dei dibattiti culturali importanti del periodo, del tardo 5 del primo 600, il dibattito su quale delle arti era la più importante, dibattito che si chiamava genericamente il paragone, più importante la pittura, più importante la scultura. Qui lei ci fa capire che San Luca ha sperimentato tutte e due le arti. È interessante che oltre al bel bue, che è il simbolo di San Luca, che vedete là, sotto il tavolo c'è un cane, il cane che è sempre animale allusivo alla fedeltà. Ora, il fatto che il cane è sotto il tavolo su cui San Luca scolpisce, cosa significa? Che la scultura è più fedele al prototipo che la pittura, però il cane sembra guardare la pittura, però è carino questo, il cane che certamente vuole orientarci verso una conclusione che una di queste arti è più fedele alla realtà del prototipo in natura, e questo era uno degli estremi appunto del dibattito. Ma c'è molto di più, oltre a questo piccolo rimando a una questione culturale del periodo, ci sono tutti questi libri. Questa donna è stata allevata dal padre in mezzo ai libri, non c'era artista nel Cinquecento che non fosse anche un po' colto, anche perché i temi che dovevano rappresentare richiedevano una certa cultura, era considerato ormai un attributo obbligatorio dell'artista poter citare i grandi teorici antichi, poter citare i Vangeli, i padri della Chiesa, eccetera, eccetera. Quindi qui troviamo dei libri, ma io chiamo con questi due particolari del dipinto la vostra attenzione in modo particolare ai dipinti che vedete direttamente dietro San Luca, su quel tavolo con il drappo verde, che sono sopra la testa di San Luca, su un leggio a due livelli, in basso una pagina di appunti e in alto il taccuino su cui San Luca aveva incominciato a scrivere il suo Vangelo, perché qui non sono decifrabili, ma vi assicuro le parole in latino sono quelle dell'inizio del Vangelo di San Luca, e vediamo il calamaio e la penna. E quindi lui stava scrivendo il suo Vangelo, c'è anche gli appunti. E poi dall'altra parte c'è un libro aperto, e sullo stesso tavolo, a poca distanza dal leggio, un libro aperto con molti segnalibri. E qualcuno di voi che conosce bene il Vangelo di San Luca si ricorderà che proprio nel primo paragrafo Luca, e solo lui, nessun altro evangelista lo fa, dice: io questo l'ho scritto in base a attenti studi. Quindi Luca dice che ha studiato altri testi, e qui Orsola Caccia, monaca, che conosce bene questa differenza del Vangelo di Luca, che dice di essere un testo istruito, un testo erudito, fa vedere uno dei libri da cui lui ha attinto. Quindi tutti i segnalibri che indicano un processo di studio, di preparazione. Ed è un particolare che ci riporta anche al quadro del suo padre in San Paolo a Casale Monferrato, dove San Matteo, che non aveva neanche bisogno, diciamo, come San Luca, aveva un altro libro sul leggio. Ma questo è molto interessante. Altra cosa, dimostrazione di cultura,
veramente affascinante. Sulla libreria sopra quel tavolo ci sono altri libri e vediamo scritti o sulla spina della rilegatura oppure sulle pagine di alcuni di questi libri i nomi degli autori. Uno in alto è immediatamente riconoscibile, è Galeno. Sono tutti testi medici antichi. Perché? Perché le scritture ci dicono che San Luca era medico. Paolo lo dice alla fine di una delle sue lettere. E allora questa scuola ha detto, allora era medico, che vuol dire che ha studiato. E io voglio includere libri su cui lui nel primo secolo avrebbe potuto studiare. Sbaglio un po' le date in qualche caso, e poi include Avicenna, che è chiaramente un anacronismo totale, però di per sé lo sforzo di ammobiliare questo studio di San Luca con libri che lui poteva avere nel primo secolo è assolutamente straordinario e corrisponde esattissimamente a ciò che chiedeva il cardinale Paleotti in quel suo discorso per gli artisti pubblicato nella Gioventù del Padre di Orso La Caccia, e cioè che gli artisti studiassero attentamente il soggetto, rappresentassero con sommo realismo le cose come potevano essere a quell'epoca e via di seguito. Quindi un grado di attenzione corrispondente proprio alle esigenze della Chiesa di quell'epoca che è praticamente unico nel periodo. Abbiamo già detto della competizione, il paragone tra le due arti, veramente la pittura che fa Orso la Maddalena è una versione di un suo quadro, la Madonna con la bambina, quindi anche una piccola mossa pubblicitaria, diciamo, c'è qui la scultura, e forse vuole essere una versione moderna della celebre veneratissima Madonna scolpita di Europa. Questa è un'ipotesi abbastanza interessante. Il bue è assolutamente accattivante, avessi un bue così, e poi il cane l'abbiamo visto con i fiori. Gli angiolini, la Gerusalemme celeste visibile attraverso la finestra sono dettagli convenzionali. Il tutto però ha un suo movimento non solo compositivo e pittorico, ma soprattutto intellettuale, di grande originalità e una impostazione del soggetto ormai completamente libero, sia delle ancora residue complicanze manieristiche dell'arte del padre, sia dal suo senso anche soffocante del decoro che nella generazione del padre era ancora una preoccupazione grande per questa donna intorno al 1625 meno. Quindi ecco una prima sua opera. Altra sua opera, sempre nella chiesa di San Francesco a Moncalvo, in cui ancora troviamo una lettura estremamente originale, la Natività di San Giovanni Battista. Natività di San Giovanni Battista. Ora, sullo sfondo vedete alcune figure maschili in un'altra stanza, tra cui immaginiamo anche il padre, Zaccaria, poi il secondo piano, ma nello spazio principale, sotto le tende di un grande letto con bellissimi cuscini, lenzuola, vediamo Santa Elisabetta che con gesto quasi di preghiera accetta le attenzioni delle amiche che sono venute a aiutarla a riprendersi dopo lo sforzo di questo parto, e questo è un particolare affascinante, bello. È un'opera di una pittrice, quindi tutti i particolari casalinghi, soprattutto i belletti, e vetrine, e le stoffe, gli abiti, ricevono un'attenzione come difficilmente avrebbero nel dipinto di un uomo. Però veniamo nel primo piano al gruppo principale.
gruppo principale è interamente femminile, a parte il bambino Giovanni Battista, e forse la mia vino. La bella donna riccamente vestita con una bambina leggermente alla vostra destra è quasi certamente la committente di questo quadro, a cui è permesso di avvicinarsi al gruppo storico. Il gruppo storico sono le donne che hanno preso il bambino appena nato per lavarlo, sono vicine al fuoco perché non prenda freddo, e stanno facendo le varie cose che bisogna fare quando si accudisce un neonato. Una donna anziana, che possiamo considerare la balia principale, sta in questo momento passando il bambino su un cuscino bianco bello a una donna giovane al centro della composizione, e voi vedete dalle sue vesti che questa donna non può che essere Maria. E questo è già curioso, perché molto raramente, nelle raffigurazioni della nascita di Giovanni Battista, gli artisti si ricordano che Maria era andata dalla sua cugina Elisabetta quando questa era già nel sesto mese. Il Nuovo Testamento non lo dice, ma è impossibile immaginare che Maria era andata per prendere il tè e poi tornare a casa. Era andata per stare con Elisabetta, donna già vecchia, negli ultimi mesi di una gravidanza, quindi non facile, e quindi doveva anche esserci al momento della nascita, invece non è mai rappresentata in quel momento. Qui è rappresentata, è messa al centro. Ma non solo. Il bambino che la vecchia passa a Maria è passata sul cuscino, ma il cuscino sovrasta il grembo di Maria. Maria ha saputo che Elisabetta era nel sesto mese della sua gravidanza al momento dell'Annunciazione, quando l'angelo stava dicendo a Maria: lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra e tu diventerai la madre del Figlio di Dio. Maria aveva detto di sì. E quindi Maria, a questo punto, nel nono mese della cugina Elisabetta, è al terzo mese della sua gravidanza. Quindi il bambino Giovanni Battista è posto sopra il grembo di Maria, in cui c'è già Cristo. E questo diventa, per questa erudita e devota suora orsolina, un modo assolutamente originale di interpretare il misterioso passo nel Vangelo dove Giovanni Battista dice: colui che viene dopo di me era prima di me. E questa donna, Orsola Maddalena, si è chiesta come rappresentare questo, cosa vuol dire. Giovanni viene prima di Cristo, Cristo viene dopo Giovanni. Qui vediamo Giovanni già nato e Gesù che deve ancora nascere. Però il Gesù che deve ancora nascere è il Figlio di Dio e quindi esiste ab eterno. È il Gesù che Giovanni annuncerà dicendo: io non sono degno di slacciargli i sandali. E quindi l'agnellino che vedete ai piedi di Maria e che guarda su verso Giovanni, perché sarà Giovanni annunciando Cristo, a dire: ecco l'agnello di Dio. L'agnellino veramente si riferisce a Cristo. Giovanni ha usato la parola, ma l'agnellino, l'animale sacrificale, si riferisce a Cristo. E così anche la bella natura morta dell'uva, forse non lo vedete chiaramente. Sì, si vede. Dell'uva, sia bianca che nera, appena accanto alla vecchia che passa il bambino, allude al vino della messa, perché qui stiamo parlando di una pala d'altare che stava su un altare, quindi l'uva della messa. L'agnellino che si riferisce all'Agnus Dei, Giovanni che è la persona che ha pronunciato quelle parole che i sacerdoti pronunciano alla messa: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, e poi al centro del quadro, invisibile.
dire ancora, perché nel verbo della madre, Cristo, che parla tale sottostante, era reso presente nel pane e nel vino. Quindi stiamo parlando di una capacità in questa donna, forse la madre della caccia, di intrecciare i significati biblici con un punto di vista squisitamente femminile, con poi anche questi particolari accattivanti nelle vesti, negli elementi di natura morta, anche il cagnolino dietro la bambina alla vostra destra, sono elementi in un quadro il cui significato è di una profondità unica, Quindi una vera maestra di fede e anche di pittura, con i suoi limiti, ecco il particolare centrale di questa bella figura di vecchia, e poi diremo una parola anche di questo. Una delle cose più affascinanti di questa donna è il modo in cui ha vissuto la sua carriera di pittrice. Era stata certamente insieme alle sorelle allenata dal padre, dalla casa paterna, prima di entrare in convento, poi insieme a due sue sorelle decide di farsi suora e finiscono in un piccolo convento orsolino a Bianzè, quindi a una certa distanza, non molta, da Moncalvo. Però le ragazze forse sentivano la mancanza dell'arte in cui erano state istruite dal padre, il quale quasi certamente ha insegnato loro a dipingere proprio a servizio della Chiesa, a servizio di Dio. Quindi possono aver sentito la mancanza di una parte fondamentale della loro vocazione. Il padre, da canto suo, sente la necessità di questa manodopera e quindi, essendo un uomo ricco e di successo, con una grande casa, ora diventato municipio di Moncalvo, lui cosa fa? Va al vescovo della diocesi, che è quello di Casale Monferrato, e fa una proposta. Eccellenza, fammi riportare le mie figlie in casa e io muro tutta un'ala della casa per diventare convento. E così fu. Incredibilmente il vescovo dice, va bene, riportate le tue figlie. E quindi qui la pianta del progetto che fu sottoposto al vescovo, l'accordo era che fin quando in questa ala della casa diventato convento ci fossero solo le figlie, allora Guglielmo Caccia poteva lasciare aperta una porta dalla sua parte della casa nel convento. Appena dovesse arrivare una monaca non della sua famiglia, non una delle sue figlie, la porta andava murata e lui entrava, come si usa nei conventi, solo nell'orario della visita, eccetera, eccetera. Lui muore nel 1625 e questo convento diventa appunto l'atelier, la bottega di Orsola Caccia. Volevo farvi vedere una delle sue opere mature, un'opera molto bella, che si trova nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Moncalvo, Maria col bambino e con Sant'Anna, due angiolini, eventualmente i fiori ormai riconoscibili, segni di Orsola Maddalena. Ma è la bellezza di questo rapporto tra le due donne, il bambino in mezzo, il bambino che guarda beato la nonna, perché Sant'Anna è la madre di Maria, quindi la nonna di Gesù, una scena di famiglia al femminile, come succedeva anche più spesso allora nelle famiglie, i bambini allevati, educati dalle donne, dalla mamma propria e spesso dalla sua mamma, perché maritandosi molto giovani, le donne avevano bisogno di molto aiuto a imparare a fare la mamma, spesso le loro proprie madri, specie se fossero già vedove, erano chiamate a dare la mano alla figlia. Ma c'è di più. Ho detto che Orsola Caccia era orsolina. L'ordine orsolino era nuovo all'epoca e una delle sue peculiarità, che poi sparirà, ma
all'epoca ancora di Orso la Caccia, una delle peculiarità dell'ordine orsolina era che le giovani consacrate che entravano venivano guidate ognuna da una sua consorella più anziana. Le anziane spesso erano donne che avevano avuto una vita nel mondo, quindi madri di famiglia, anche nonne, che nella vecchiaia, non più vivente il marito, volevano entrare in questa congregazione, o meglio ordine orsolino, e quindi diventavano le madri delle giovani. Ed è documentato questo rapporto particolare tra la madre guida più anziana del convento, cioè la donna più anziana, e la giovane recluta che doveva imparare a far che, qual è il lavoro del convento, e di vivere con, in questo caso, le consorelle, avendo al centro del rapporto solo Cristo, non altre cose. E quindi Orso la Caccia qui ci illustra quel tipo di rapporto. Due donne, una giovane e un'anziana, in cui si sente questo legame. E voi sapete che la più antica tradizione di raffigurazione di questo soggetto, ciò che in Toscana si chiama Sant'Anna Me Terza, Sant'Anna come terza figura, Sant'Anna Me Terza, faceva vedere una Sant'Anna molto grande con sulle sue ginocchia Maria, quasi fanciulla, che tiene in braccio il bambino nato da questa fanciulla. Invece qui no, qui sono due donne paritarie, una anziana, una giovane, con Cristo tra mezzo. Opera che trovo di una tenerezza e anche di una saggezza al femminile. Ora, capite che all'epoca già erano rare le pittrici note e di fama e di successo. Una pittrice suora è ancora più rara, quasi unica, una pittrice suora che ci interpreta le solite tematiche, ma proprio dal punto di vista della donna e con questa profondità di penetrazione contemplativa della religiosa, è veramente straordinaria. Io mentre lavoravo sul testo per l'associazione Aveiramo, stavo anche preparando una mostra che si farà a Washington alla fine del 14, primi mesi del 15, su Maria. E siccome la mostra viene fatta per il cosiddetto Museo Nazionale delle Donne nell'Arte, sapevate che c'era un museo così, ma Stati Uniti c'è. Museo Nazionale delle Donne nell'Arte, naturalmente mi hanno chiesto di includere tra le opere in questa mostra alcune opere di pittrici, non solo di pittori, e quindi io porto per un breve periodo negli Stati Uniti tutte le opere di Orso la Caccia che ho visto, tra altre ancora, quindi sarà il primo viaggio di questa monaca piemontese negli Stati Uniti, e credo che avrà grande successo. Ancora un momento, un minuto. L'ultima opera che vi faccio vedere, quest'opera io credo autobiografica, in cui Orso la Caccia, già anziana, siamo nel 1648, avrà 50 anni più o meno, che è l'epoca, fa vedere una monaca beata Osana Andreasi Mantovana del 400, che aveva avuto una vita molto difficile. E qui questa monaca quattrocentesca, tutta appesantita dalla sua difficile vita, nonché da una grossa croce che porta, riceve l'anello di Gesù, matrimonio mistico, mentre, ed è la cosa che trovo assolutamente delizioso, Maria, che con la destra guida la mano del suo figlio a porre l'anello sul dito della beata, Osana, con la sinistra, Maria aggiusta la croce di questa povera monaca. È una testimonianza di come questa stessa pittrice ha vissuto la sua vita, affidandosi a Cristo e a Maria e sentendo che le difficoltà c'erano, però che Cristo rendeva
gioiosa questa vita che Maria in qualche modo alleviava la sua sofferenza. Grazie. Scusa a Monsignor Berlot e a voi, però purtroppo abbiamo dei problemi di allarme, dico bene, dottore? Nel senso che a un certo punto scatteranno gli allarmi e quindi dobbiamo purtroppo proseguire. Due piccole annotazioni. Ovviamente...